Huawei MediaPad M5. Conviene acquistarlo un anno dopo la sua uscita? Salve a tutti Marines e benvenuti in un nuovo video! Oggi, come avete letto dal titolo, ci troviamo in un video recensione. Oggi infatti parleremo di questo tablet, ovvero Huawei MediaPad M5. Parleremo delle sue caratteristiche tecniche e di come io mi sono trovata in un anno di utilizzo e se lo consiglio ancora. Partiamo dalla confezione. Che cosa contiene? Al suo interno possiamo trovare il tablet, ovviamente, avvolto in una busta di plastica, un alimentatore da 9V 2A, un cavo USB-USB-C e l'adattatore da USB-C a jack audio. Sì, esatto, non è presente il jack per le cuffie, ma ne parleremo dopo. Passiamo ora alle caratteristiche hardware. Il tablet è dotato di un processore Kirin iSilicon 960S Octa-Core da 2.1 GHz e 4 GB di RAM, che ho trovato entrambi ottimi sia per la visione di contenuti multimediali, sia anche per il gaming, il quale risulta fluido e senza lag. Dopo diverse ore di gioco, il tablet inizierà a scaldarsi un pochettino e scaricare un po' più velocemente la batteria, ma niente di compromettente per il gioco. Parliamo ora della batteria. La durata è molto buona, 7500 mAh che permettono di utilizzare il tablet per diverse ore. Come già accennato prima, l'utilizzo di videogiochi in modo prolungato o la luminosità impostata al massimo faranno scaricare più velocemente la batteria. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti due varianti del tablet. La versione solo Wi-Fi e quella LTE. Quest'ultima permette non solo di connettersi a internet al di fuori del Wi-Fi, ma anche di effettuare delle chiamate. Passiamo ora alla memoria interna. Essa infatti è di 32 GB per il modello base e 64 GB per il modello Pro. In entrambi i casi si può espandere con una microSD per arrivare a un massimo di 256 GB. Passiamo ora a un punto importante del tablet, ovvero l'audio. La qualità audio è davvero ottima grazie al sistema Harman Kardon e ai 4 speaker posizionati lungo il tablet. Questa soluzione l'ho trovata davvero ottima. L'audio risulta pulito senza rinunciare ai bassi, non esagerati, ma presenti. Il volume è la cosa migliore di questo tipo di sistema audio, è davvero alto. Purtroppo non è presente il jack audio, cosa che all'inizio non pensavo mi avrebbe creato problemi, ma ho trovato davvero fastidiosa una volta che ho iniziato a portare il tablet in luoghi in cui necessitavo di utilizzare le cuffie. Ovviamente questo tipo di problema può essere risolto utilizzando delle cuffie Bluetooth, ma penso che Huawei avrebbe dovuto inserire un jack anche per coloro che non utilizzano o posseggono tale soluzione. Passiamo ora alla fotocamera. La fotocamera principale è di 13 megapixel con il flash e la fotocamera interna è da 8 megapixel. Il tablet è in grado di registrare video fino a 4K e nel complesso la qualità l'ho trovata davvero buona. L'interfaccia della fotocamera è uguale a quella che possiamo trovare su un telefono Huawei medio di gamma. Passiamo ora alla cosa quasi più importante del tablet, ovvero il display. Il modello che posseggo io è da 10.8 pollici, è presente anche un'altra versione da 8.4 pollici. Il display è un IPS e la risoluzione è di 2560x1600 pixel. I colori sono brillanti e contrastati, ammetto che adoro vedere contenuti multimediali su questo tablet. Lo schermo è abbastanza luminoso, anche se incomincia a perdere un po' sotto la luce del sole. Infatti tutte le riprese che state guardando in questo momento, escluse quelle dell'unboxing, sono state fatte tutte all'aperto. È inoltre disponibile la modalità per la protezione degli occhi, cosa che ho trovato davvero utile utilizzando il tablet nelle ore un pochino più notturne. Passiamo ora ai pulsanti. Ho trovato la posizione dei pulsanti un pochino scomoda quando il tablet viene utilizzato in verticale.
ma allo stesso tempo comoda per quando viene utilizzato in orizzontale. I tasti comunque mi sono sembrati un pochino ballerini quando vengono premuti. Io personalmente faccio sempre un po' attenzione prima di premerli. Per quanto riguarda il tasto funzioni inserito nella cornice del display, l'ho trovato davvero utile e geniale. Così come accadeva nei telefoni Huawei, la cornice viene sfruttata in modo ottimale. Personalmente, nonostante le gestures di Android Pie, continuo a preferire questo pulsante. E infine passiamo al software. Una volta acquistato il tablet sarà presente Android 8.0, ma è presente la possibilità di aggiornarlo ad Android Pie. Personalmente trovo l'interfaccia MIUI molto comoda, nonostante sia una specie di versione cellulare un pochino ingrandita, era comunque quello che stavo cercando. È inoltre presente una modalità desktop, molto comoda per la produttività, nella quale è possibile utilizzare il tablet quasi come se fosse un portatile. Ho notato però che alcune app, come per esempio i documenti di Google, non sono ottimizzate per tale modalità. Dunque risulterà un pochino scomodo scrivere. È però possibile risolvere questo tipo di problema utilizzando un mouse esterno e una tastiera. Concludendo, personalmente utilizzo questo tablet sia per guardare video su YouTube, su Netflix, ma anche per la produttività, prendere appunti, e posso tranquillamente affermare che mi trovo perfettamente bene. Unica nota negativa che davvero non mi va giù è l'assenza del jack audio per le cuffie. Peccato. Nonostante ciò è davvero ottimo sia per la visione di contenuti, sia per la produttività, che per il gaming, per chi sta cercando un dispositivo un po' più grande per giocare a dei titoli magari mobile. Dunque ve lo consiglio anche dopo un anno di utilizzo. Quindi Marines, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi sui social che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e di commentare. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Aquamarine!